Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con una nuova recensione e come vedete oggi siamo qua con una bambola che non c'è. Non c'è per un semplice motivo, perché non ve l'ho ancora mostrata in un video haul, perché per me è una bambola molto speciale, perché credevo che fosse difficilissima da indovinare per voi da quei pochi indizi che vi ho lasciato nello scorso video che vi lascio qui sopra, e invece ragazzi l'avete indovinata in tantissimi. Siete troppo bravi, non vale? E quindi oggi siamo qua con questa bambola di Pocahontas del 1999, una versione da collezione, uscita un bel po' di anni dopo il film, prodotta da Mattel e ovviamente ad oggi molto difficile da trovare. Sono riuscito a recuperarla, come sapete io colleziono tutte le bambole di Pocahontas e non potevo farmi sfuggire questa meraviglia. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, corriamo a vedere la sua scatola. Come vedete, la sua scatola è tutta sui toni del blu, perché questa è la versione Winter Moon di Pocahontas. Devo ammettere che vedere una Pocahontas con tutto il blu, tutto l'azzurro, mi è risultato un po' strano, perché ovviamente siamo abituati a vederla sempre mezza nuda, sempre al caldo, in mezzo alle foreste, in mezzo ai boschi. In questo caso, invece, Mattel ha creato questa versione di Pocahontas completamente diversa. Una versione di Pocahontas assolutamente invernale e quindi assolutamente per me che amo il freddo e amo l'inverno. Davanti della scatola vediamo che c'è tutta questa parte di plastica trasparente per lasciarci vedere la bambola al suo interno. Essendo appunto da collezione, è una cosa molto carina per chi non vuole deboxare la bambola, cosa che io, come avete visto, ho già fatto. E lo sfondo richiama proprio quello che è una luna piena in una notte d'inverno. Infatti, vediamo la luna e vediamo anche degli alberi disegnati. Niente di speciale, ma comunque molto carina. In questo angolo della scatola vediamo che c'è il famoso logo che vi ho chiesto di indovinare nello scorso video, che io non avevo assolutamente mai visto. Infatti è un logo Disney Collector Dolls con sopra questa stella cometa, questa stella cadente, che io veramente è la prima volta che vedo in vita mia. E siete stati bravissimi ragazzi, non so come abbiate fatto, ma avete indovinato in tantissimi. Dall'altra parte invece nell'altro angolo vediamo semplicemente dei rami disegnati con un po' di neve sopra. Qui al centro vediamo la scritta Winter Moon Pocahontas con il logo proprio del film Pocahontas e sopra la scritta Winter Moon. E da qui partono tutti questi fiocchi di neve che attraversano praticamente tutta la plastica della scatola. Qui in basso possiamo vedere che c'è il marchio Mattel con scritto per collezionisti adulti sopra i 14 anni. Quindi è assolutamente una bambola non da bambini, ma da collezione. Anche sul retro vediamo tutti questi colori invernali con qui degli alberi, qui sotto la neve, un disegno di Miko vestito per l'occasione con i paraorecchi, con questa specie di scialle sopra per coprirsi e con una palla di neve in mano. Qui al centro della scatola troviamo una descrizione di questa bambola e credo anche un po' l'idea da cui è nata. Non sto qua a tradurvela, ragazzi, perché come al solito io con l'inglese sono un disastro, ma comunque ve la faccio scorrere piano così per chi volesse leggerla può leggerla. E poi in fondo troviamo una cosa veramente molto bella. Infatti qui in basso ritroviamo il nome di questa Winter Moon Pocahontas, marchio ovviamente registrato, e ci dice che all'interno c'è un certificato di autenticità, una reply card che non so cosa sia, vi dico la verità, ed è incluso anche uno stand. Wow, sono contentissimo e quindi corriamo a vedere la bambola. Iniziando a guardare il suo viso, notiamo che il colore di pelle è quello solito di Pocahontas, ma il viso è decisamente molto diverso da quelle Mattel a cui siamo abituati. Infatti ne ho presa qui una della mia collezione proprio per farvi un piccolo paragone. Come vedete, il mold, quindi lo stampo, sembra essere lo stesso, identico, ma la stampa, quindi i colori, gli occhi, la bocca, eccetera, sono decisamente molto diversi. Soprattutto gli occhi che hanno un altro colore e sono molto più grandi. Devo dire che mi piacciono entrambi questi visi, forse questo qui della Winter Moon è più bello, ma quello della bambola originale trovo che sia comunque molto più fedele al personaggio del film. Comunque possiamo vedere che in questa versione i suoi occhi sono castani, confronto all'altra dove erano neri.
sono completamente castani, con dell'ombretto argento nella parte interna dell'occhio e invece un ombretto rosa sfumato qui sopra, sotto al sopracciglio. Ha un eyeliner molto definito e vediamo che ha una lineetta che dovrebbe sicuramente rappresentare le ciglia anche nella parte inferiore dell'occhio. Le sue sopracciglia sono castane e sono molto definite. Ha un pochino di blush rosato sulle guance, ma la cosa che più mi piace è questo rossetto veramente bellissimo di questo rosa lilla super perlato. In testa, come vedete, indossa questa fascettina azzurra molto semplice, un nastrino azzurro, ma è così semplice perché originariamente qui dietro nella parte retro c'erano attaccate due piume molto lunghe, una bianca e una azzurra. Se trovo un'immagine ve la lascio qui, che purtroppo ho notato che moltissime di queste bambole col tempo si sono sfaldate e infatti io ho trovato dei pezzettini di piuma all'interno della scatola e cercherò sicuramente di recuperarle io e di riattaccargliele in qualche modo, quindi di sostituirle, perché purtroppo, ragazzi, quelle sono andate per sempre. Scendendo a guardare il suo vestito, come prima cosa vediamo che indossa questo grandissimo collo di pelo bianco che è removibile tramite un bottoncino che troviamo sul retro. È solamente tipo una sciarpa, infatti noi possiamo semplicemente girarla in questo modo e qui troviamo il bottoncino per andare a rimuoverlo. E devo dire, ragazzi, che è fatto veramente molto bene, è morbidissimo e le sta veramente benissimo. Proprio sotto a quel collo di pelo possiamo vedere che indossa questa specie di poncho più corto davanti e più lungo dietro, fatto di diversi colori. Qui davanti è bianco, tutto bianco con le frange azzurre, invece come vedete sul retro è azzurro con le frange bianche. È chiuso qui sui polsi per fare in modo che rimanga in posizione. Tutto lungo qui sopra il braccio c'è applicata questa specie di treccina azzurra con anche all'interno dei fili argentati e lo possiamo mettere e togliere tramite questa perlina che le hanno messo qui come bottone, che andrebbe infilata in questo buchino. Vi devo dire che la cosa è un pochino complessa perché anche se noi riusciamo ad infilare quella perlina nel buchino, in questo modo appena tocchiamo si stacca subito. Quindi diciamo che anche da queste cose si vede che è una bambola da collezione e che quindi una volta messa in vetrina non dobbiamo più muoverla. Ma adesso io vi apro questo poncho, chiamiamolo così, per mostrarvi il vestito sottostante. Per prima cosa vi faccio notare che anche in questa versione, anche se ha le braccia coperte, comunque le hanno stampato il suo tatuaggio. E invece guardando il vestito vediamo che hanno riproposto il monospalla tipico dell'abito di Pocahontas, ma in questo caso il suo abito è praticamente tutto bianco con all'interno questa striscia decorata azzurra con dei fili argentati e tutti questi disegni sulle tonalità del blu. Infatti se la guardiamo un pochino più a distante vediamo che tutta questa prima parte del vestito, che arriva praticamente quasi fino alle ginocchia, è tutta uguale, proprio così come vi ho appena descritto. Nella parte inferiore invece il suo vestito si apre in una gonna un pochino più ampia, che inizia con questa applicazione azzurra che abbiamo visto anche prima sulle braccia, sempre azzurra con i fili argentati all'interno, a cui sono attaccate queste frange bianche che cadono sopra a questa stoffa azzurra con delle righe di un azzurro un pochino più scuro, che vi devo dire non mi fa molto impazzire, l'unica parte di questa bambola che non amo follemente. E il vestito finisce con questo bordino tutto di pelo bianco, uguale, identico a quello che abbiamo visto prima sul suo collo. La gonna è anche stata foderata all'interno, infatti troviamo un altro strato di tessuto bianco molto morbido. Devo dirvi che comunque i tessuti sono veramente bellissimi e se le alziamo la gonna possiamo vedere che le hanno fatto anche queste specie di stivali, che non sono propriamente degli stivali perché sembrano più che altro dei calzettoni, ma sono comunque di stoffa cuciti e non di plastica come ormai si usa fare. I suoi capelli, come vedete, sono lunghissimi, sono completamente neri, le arrivano quasi fino ai piedi e sono veramente super morbidi, come tutti i capelli delle bambole di Pocahontas prodotte da Mattel, veramente bellissimi. Qua li vedete così perché li ho già sistemati, ovviamente appena usciti dalla scatola sono un pochino più crespi, ma sono veramente bellissimi. Assieme a lei arriva il suo stand, fatto come quelli che producevano per tutte le bambole, per tutte le Barbie degli anni 90, con qui davanti, come vedete, questo adesivo in modo da personalizzarlo con scritto appunto Winter Moon Pocahontas
E qui c'è anche la scrittina Disney Collector Dolls ed è uno stand di quelli che si usavano una volta a seduta. Infatti va incastrato proprio così in mezzo alle sue gambe. Poi ovviamente non può esserci Pocahontas senza Miko, il suo procione, il suo migliore amico anche nel film, che è semplicemente una figure di plastica con sopra questo poncio chiuso qui davanti, proprio come quello di Pocahontas, e infatti si stacca tipo in un attimo. E avrebbe anche questi paraorecchi proprio qui sopra, però purtroppo si sono staccati. Ho provato a riattaccarli, ma non volendo utilizzare colle che rovinerebbero, ecco appunto. Dicevo, non voglio utilizzare colle tipo l'attack che rovinerebbero la plastica. Ho provato con un punto di biadesivo, ma purtroppo non rimane attaccato. Adesso sicuramente troverò un altro modo, anche perché ragazzi, così con i paraorecchi è carinissimo. Poi troviamo questa spazzolina tutta bianca perlata, che è anche questa la classica spazzolina che trovavamo in tutte le Barbie anni 90. E poi c'è questa bustina con all'interno alcune cose che adesso vediamo, dove troviamo il certificato di autenticità con la stessa immagine dello sfondo della scatola e sul retro la stessa immagine del retro della scatola. Poi troviamo questa specie di cartolina dove c'è un sondaggio dove Mattel ci chiede varie informazioni su come abbiamo trovato la bambola, dove l'abbiamo acquistata, cosa ne pensiamo del prezzo, eccetera. Cosa che ovviamente non si utilizza più perché adesso che cazzo gliene frega a loro di chiedere cosa ne pensiamo noi, tanto la gente spende lo stesso e chissene. E in più c'era anche la garanzia di 2 anni. Non ho ben capito come possa funzionare la garanzia su una bambola, però era valido solo in America. Ma è comunque una cosa veramente bellissima che al tempo mettessero anche la garanzia sulle bambole. Veramente wow. Quindi ragazzi, questa era Pocahontas in questa versione Winter Moon con tutto quello che arriva insieme a lei. Come vedete sullo stand in questo caso si nota la scritta, ma se noi posizioniamo un attimino meglio il vestito riusciamo anche a nascondere lo stand. Questa è una cosa che trovo sia una scelta personale. Io non ho ancora deciso se mi piace leggere la scritta sullo stand oppure no, ma lo deciderò una volta che la metterò in vetrina. L'unica cosa che non vi ho mostrato è il suo corpo, che è semplicemente il corpo anni 90 di Barbie. Non ha alcun tipo di articolazione diversa da quella di Barbie, quindi è articolata al collo, alle spalle, alle anche, ma solo, come sapete, in avanti e indietro. E all'articolazione, diciamo, clic-clac alle ginocchia. In ogni caso, trovo che sia veramente una bambola bellissima. Sono di parte perché amo Pocahontas, ma comunque, anche se non la amassi, credo che direi lo stesso che è bellissima, perché è veramente bella. Quando Mattel faceva una bambola collector, era veramente una collector, a differenza di oggi, dove purtroppo, anche se troviamo la scritta collector, signature o tutte queste cose qui, molte volte troviamo una qualità fin troppo scadente. Io questa bambola la amo alla follia e l'avrete ormai capito e stracapito. È difficile da trovare, ma se qualcuno volesse recuperarla, andate su eBay che dovreste ancora riuscire a trovarne qualcuna. Ovviamente i prezzi sono abbastanza elevati, ma comunque dovreste riuscire a recuperarla. Io non potevo farne a meno nella mia collezione e quindi eccola qua. L'unica cosa che veramente mi dispiace è il fatto che abbia perso le piume attaccate sopra alla fascetta sulla sua testa, ma sto già escogitando un modo per riuscire a rimpiazzarle, magari andando a comprare qualcosa di cinese, insomma, in qualche modo le rimpiazzerò. In ogni caso, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa bambola qui sotto nei commenti. Vi devo ripetere che comunque siete stati bravissimi ad indovinare che bambola era solo grazie al logo, io veramente non ce l'avrei mai fatta. Come sempre, comunque, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi qui sotto un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi anche su tutti i miei social. Io, ragazzi, vado a godermi questa Pocahontas, penso per le prossime ore, giornate, settimane, mesi, insomma, vado a godermela il più possibile. Intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.